viaggio, la macchina veloce. Leo Trittini. Leo Trittini. Ah sì. Volevo dire di no, ma siccome me lo dicono tutti, dico sì, tutti, bellissimi, gente qualificata. E sì, perché uno, insomma, è un lavoro che ho sempre stimato. Fino a Bologna, da Bologna. Ma ti dico sì, perché qua alla fine mi hai detto quella cosa della macchina, la velocità, le ho trintignato, ho detto cazzo sì. Allora sì. Perché non è vero, no? Poi si ciba di quello che vede nel corso degli anni, no? Quando ero ragazzino ero uscito già da Mariglio, anche io penso, e ho visto il suo passo, che poi la prima volta lo vedi da ragazzino, la macchina, no? Poi piano piano riuscì a prendere qualcosa, e Gassman è stato sempre il suo corso. Stimato, insomma, sempre. Leggevo le cose sue, leggevo, andavo a leggere, a vedere foto, di conseguenza magari dicevo pure Alessandro, che adesso è diventato uguale al padre, allora di conseguenza mi sembra di stare a lavorare con il papà, è uguale perché è uguale, però sono fisicamente, ma poi come parla, come quello del figlio, sai, capita che il figlio del padre. E, insomma, per me è stato sempre un mito e magari inconsciamente uno che vuole per gas, ma ci mancherebbe, insomma, no? Era più alto di un paio di centimetri. Però il problema di quei film là è che ci basta, sono talmente incredibile, chiunque, basta in una commedia due uomini, c'è una macchina cabrio e inevitabilmente viene il pensiero, io il mio esordio alla regia 18 anni dopo eravamo due su una macchina cabrio d'epoca, mi ci hanno detto vi siete ispirati qua, hanno su Sideways sinistra sempre. Questo vuol dire che quelli là hanno veramente ispirato non solo noi, ma hanno ispirato generazioni intere di attori, e quindi insomma hanno, come dire, ispirazioni probabilmente che hanno tutti gli attori che aspirano a fare la commedia, che sono a giocare a pallone e guardare quelli bravi. Magari si vedono delle cose. Non è solo la macchina, anche il rapporto tra voi, lui federrimo, sì, l'altro sì, invece sì. È mattatore, sì. Quindi c'era un. Sì, no. Sì, però le citazioni, o meglio. Non volevo morire sul film. No, secondo me ha detto bene Marco, credo che poi anche nel film ci sono vari. Ci possono leggere varie cose che vengono da tanti film, da. Secondo noi, esatto, i cospetti, ma anche Ocean Eleven, c'è tutta una parte musicale che ricorda un po' quel film. E quello che crediamo è che tutto ciò fa parte della nostra storia, è nel nostro DNA, è nella nostra cultura, ma in questo film non l'abbiamo fatto consciamente. Credo che un po' questo è il succo del discorso. C'erano consci del fatto che non c'erano Brad Pitt. Esatto, quindi abbiamo detto, c'è una cosa che ci differenzia dai film di truffe classici, credo che sia, credo, spero, che è uno degli aspetti di questi film che a me affascina di più ed è una caratteristica dell'ideologia di Marcello, che lui, sì è vero, va in giro truffe e prende i soldi, però è anche vero che lui va in giro a spargere gioia, allegria, a un certo punto dici spargi gioia e prendi grano. Lui non, tendenzialmente non prende e non punta i soldi bassi, in certi momenti sembra quasi che vada in giro per rendere il mondo più bello e più allegro, poi sì, alla fine ci guadagna. Però una scena che a me piace molto è quando si trovano davanti il pensionato, che è un signore di una certa età, chiaramente non è un ostacolo insormontabile, potrebbero spaventarlo, uscire con tutta facilità, e invece si mettono... un sogno anche a lui. Lo ringiovaniscono di 20 anni, ritirandogli fuori perché morì. C'è questo aspetto delle truffe di Marcello che è con l'arbitro che prende, che credo sia la cosa un po' più. Sì, ha detto una cosa bella.
E poi c'è l'altra caratteristica è nel rapporto tra loro due, è il fatto che Marcello è il truffatore, lui ha un arco di trasformazione in cui diventa un po' Marcello, no? In parte deve essere uno che vive in provincia, che vuole 1700 al mese, il suo problema è soltanto mettere su famiglia, eccetera, cioè poi incontra questa persona e diventa sempre più lui, cioè è una sorta di educazione alla truffa quella che avviene. E questa è un'altra caratteristica interessante che credo sia piaciuto a entrambi, sì. Per fare il film, cioè il fatto che ci fosse questa trasformazione e che questo personaggio diventasse un po' lui. Il nostro manifesto c'è Edoardo con una maschera, simbolicamente rappresenta un po' questo, no? È anche un film di identità sul doppio. Beh sì, ovviamente se il tuo padre c'è lui, perché sono io che tengo la maschera? Lo lasciamo 8 euro sono per scoprire. O 5 il mercoledì, però qualcosa. Lo dite voi, l'avete visto.